Marcello Azzeni dell'Università di Cagliari, che ha fatto un progetto proprio sulla percezione della sostenibilità degli operatori turistici, e ciao Massimiliano Troncia, che è appena arrivato, che è un albergatore, come si chiama il tuo hotel? Il Querceto a Dorgali, che ci farà vedere insomma qual è il risparmio reale. Quindi questa è una delle leve di business sicuramente più importanti. Vuoi fare tu così? ti do un microfono. Cerchiamo di andare velocissimi. No, non ci sono slide. No, ma tanto posso andare a braccio. Vai a braccio, sì. Buonasera a tutti, io sono Marcello Azzeni, sono docente di economia del turismo all'Università di Oristano. Mi voglio agganciare con quanto ho detto prima per due motivi. Allora, il primo è che la sostenibilità ormai non è una scelta, è un must. Cioè non si può non essere sostenibili, d'ora in poi. Ho letto una ricerca pubblicata su The Scientist che ha provato, certificato, che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento di 0,8 gradi nell'Antartide, il che significa che i ghiacci si stanno sciogliendo e che tra massimo 50 anni Cagliari e Oristano, dopo Venezia, subiranno gli effetti del climate change. Quindi non possiamo considerare la sostenibilità come una scelta, come un'opzione, è un must da seguire. Questo must lo devono seguire prima di tutto chi? I turisti? Sì, è vero, i turisti, ma soprattutto gli operatori e le comunità. Perché? Allora, io mi occupo principalmente di community-based tourism e di stakeholder engagement, quindi di coinvolgimento degli operatori. Nell'ambito di un progetto finanziato dal programma Interreg, abbiamo studiato la percezione degli operatori turistici della Francia e della Sardegna con riguardo al tema della sostenibilità. Perché? Considerate che ci sono circa 90 definizioni di sostenibilità accreditate, per cui questo genera abbastanza confusione. Non sono molto d'accordo con quanto detto prima sul fatto che bisogna studiare solamente i comportamenti. Il gap atteggiamento-comportamento va studiato l'atteggiamento delle persone e degli operatori nei confronti di un tema per capire poi come ridurre quel gap tra atteggiamento e comportamento e portare a comportamenti virtuosi. Noi abbiamo cercato di capire quali fossero dimensioni che gli operatori consideravano nel loro concetto di sostenibilità. Sia per gli operatori italiani che per quelli francesi abbiamo notato che le dimensioni risultavano simili a quelle che conosciamo nella letteratura scientifica nazionale e internazionale, anche se ovviamente gli operatori davano molto peso alla dimensione economica della sostenibilità. Cioè la prima dimensione della sostenibilità per loro è il fatto di poter rimanere aperti per quanto più tempo possibile durante l'anno. Perché? Perché solo in quel modo, ci dicono, possiamo essere sostenibili anche dal punto di vista ambientale, perché allora abbiamo più soldi per investire in sostenibilità, in efficientamento energetico e quant'altro, e abbiamo più soldi anche poi per garantire la sostenibilità sociale, quindi la valorizzazione delle risorse identitarie e soprattutto la valorizzazione delle risorse umane locali. Anche quello è un tema che tocca tantissimo la sostenibilità. È vero che agire sulla massa, agire sui turisti è difficile e che non è poi così semplice far diventare i turisti sostenibili. Molto più semplice invece cercare di far diventare quanto più possibile gli operatori sostenibili, perché il turista quando va in vacanza vuole tutto tranne che difficoltà. Essere sostenibili non è semplice, non lo è perché dobbiamo rinunciare a delle comodità alle quali siamo abituati. Noi siamo insostenibili per definizione, perché siamo persone, in quanto persone siamo consumatori. Quando andiamo in vacanza tendenzialmente non vogliamo annoiarci con perdite di tempo, per cui, che riguardano appunto l'essere sostenibili. Per cui sono gli operatori che
a mio avviso, dovrebbero dare, come dire, le direttive ai turisti e costringerli a essere sostenibili. Mi riaggancio anche a quanto detto prima per quanto riguarda le certificazioni e i brand di sostenibilità. In realtà io trovo che siano uno strumento utilissimo. E il proliferare di questi brand è vero che da un lato può generare confusione, però a livello locale vi assicuro che funzionano. Noi l'abbiamo provato perché nel progetto Stratus anche noi abbiamo utilizzato un brand di sostenibilità, ma non tanto per crearne uno nuovo, quanto per coinvolgere gli operatori. Quel brand di sostenibilità è stato creato a partire dal coinvolgimento degli operatori. Sono gli operatori che insieme a noi hanno definito i criteri di sostenibilità. Per cui coinvolgere gli operatori fin dall'inizio di queste fasi, soprattutto in un territorio, badate bene, nel quale il turismo non è stato creato dal basso, ma molto spesso, e lo sapete benissimo, è stato imposto. Quindi anche per loro era abbastanza strano sentirsi coinvolti, e stiamo parlando comunque di una destinazione che vive di sostenibilità. Villa Simius vive perché c'è l'area marina protetta, i turisti vanno lì, motivo di viaggio principale, per vedere l'area marina protetta. Quindi, ripeto, anche l'utilizzo dei brand di sostenibilità può essere molto utile. Quello che chiedono poi gli operatori per diventare più sostenibili, per essere più sostenibili, e qua c'è quello che manca nel gap atteggiamento-comportamento, è l'aiuto del pubblico. Nel senso che molto spesso vorrebbero investire in sostenibilità, però il fatto di essere micro e piccole imprese li porta spesso e volentieri a non avere le risorse economiche e finanziarie per investire in sostenibilità. Da questo punto di vista si può fare molto, a mio avviso, sotto il profilo del destination management e delle politiche di destinazione che possono essere volte a dare una mano agli operatori, soprattutto quando si tratta di micro, piccole e medie imprese. Grazie. Avete domande? Io ho domande, ma passiamo la palla, il microfono a lui e poi le facciamo insieme. Via. Allora, Massimiliano, quando gli ho chiesto di dirmi com'era, cioè a livello di sostenibilità, insomma, lanciato su Aperiturismo dicendo chi di voi si occupa di sostenibilità senza aspettare che ci siano gli obblighi di legge, si muove sulla base di motivazioni personali, oggettive, e tu mi hai detto lo faccio io per motivazioni risparmio sui consumi, molto, molto chiaramente. E io ho detto ok, allora partiamo da lì, perché se effettivamente, chiaramente oggi i costi si sono abbattuti moltissimo rispetto a tanti anni fa, è possibile consumare molto di meno in modo tale da poter tenere un'impresa, un'attività che ha dei costi aperta tutto l'anno, perché questo un po' era il tuo obiettivo. Allora poi passiamo alla seconda domanda, te la faccio dopo. Perché non si crea una catena di buone pratiche, no, del settore, che fanno tutti la stessa cosa, visto che comunque una persona l'ha fatto e ha funzionato? Adesso ci spiegherai i dati. Partiamo dalla domanda... Dall'ultima. Che è quella più complessa. Le reti, dove sono queste reti? Dove sono le reti? Innanzitutto bisognerebbe risolvere un problema di fondo, quello che la politica per prima non dà alcun valore o rilevanza alle reti. Quindi non viene dato nessun valore al principio di collaborazione fra operatori e non solo. Quindi il primo tassello sulla clusterizzazione degli interessi, se si va a parlare poi di destination management, che è quello che dovrebbe poi portare a una visione di sostenibilità di una destinazione che è ancora più articolato e più complesso. Più complesso perché sostanzialmente siamo dei consumatori, cioè è difficile il motivo per il quale... È come parlare di una guerra pacifica. Di una guerra persa, sarò un po' cinico, ma... No, nel senso, due cose che non che sono difficili e non... Faccio l'esempio del mercato del pesce di Venezia. A parlare con i veneziani, il mercato del pesce sta chiudendo perché siamo passati da 150.000 abitanti a 50.000 abitanti. Dovuto a overtourism. Se poi però li fai votare, gli dici ma contingentiamo, limitiamo. No, perché va a vedere la somma degli interessi degli individui comanda e supera quello che è l'interesse della collettività.
è un po' il motivo per il quale forse non se ne sta venendo a capo sulle problematiche di global warming, perché tutti quanti lo riconoscono come un problema, è un muro sul quale stiamo andando a schiantarci, però poi vai a parlare con i diversi governi, i diversi stati, e ti vengono a dire ma io allo 0,2% di PIL non voglio rinunciare. E quindi la difficoltà è lì, che certe dinamiche andrebbero risolte sicuramente affrontandole una per una, trovando dei modelli con delle situazioni win-win, cioè dove in pratica si raggiunge l'interesse comune facendo in qualche maniera collimare l'interesse dell'individuo. Quindi la criticità è quella. È lì. Bene, serve qualcuno che media, mediazione. Trovare, io trovare mi chiedo, le chiavi. Trovare adesso le chiavi. Facciamo vedere queste slide e poi ti faccio un'altra domanda. Raccontacele. Quando ti sei avvicinata alla sostenibilità ambientale? Parliamo di ambientale. Ambientale mi sono avvicinato quando ragionavamo su un ampliamento di una struttura già abbastanza importante in termini volumetrici, l'abbiamo passata a 5.000 metri quadri, quindi l'obiettivo era quello di riuscire a tenerla aperta d'inverno in una destinazione secondaria con una piscina coperta riscaldata. Impossibile, chiudi prima di aprire. Non qual, è la, qual è l'occupazione per esempio nei mesi tu sei aperto tutto l'anno? Sì, allora è bassa, però diciamo che riusciamo a mantenere un equilibrio economico con dei valori molto bassi. Ad esempio in questo periodo abbiamo i corsi nella piscina coperta riscaldata a 30 gradi a struttura vuota. Perché? Perché sostanzialmente la parte energetica di fabbisogno termico è risolta. Adesso avremo il pienone a Capodanno. Abbiamo diciamo un'oscillazione di domanda, però riusciamo a mantenere l'equilibrio perché alcuni costi che sarebbero costi fissi, tipo i costi commerciali, riusciamo a spalmarli in alcuni periodi, in alcune fasi, tenendo la struttura comunque aperta, quindi il soggetto che ti fa ricevimento allo stesso tempo lavora contestualmente nel tempo perso al booking, quindi un discorso di ottimizzazione, una cosa un po' articolata che rientra sulle logiche di mantenimento dell'occupazione per un periodo diciamo più ampio rispetto a quello stagionale, quindi non è così semplice. Quindi il discorso è che i numeri alla fine quadrano chiaramente con tutta una serie di accorgimenti e di considerazioni contabili, di contabilità analitica, cioè quel costo a cosa lo attribuisco. Prima abbiamo parlato del fatto che i piccoli spesso non hanno il controllo gestionale, no? Quindi per loro diventa più difficile investire in sostenibilità perché devono essere molto sui numeri, molto sul pezzo. Tu sei d'accordo? Beh, alcune cose sono di vantaggio talmente palese, bisogna trovare un po' con, chiaramente ci deve essere il contesto, le soluzioni per poter comunque fare dei passi avanti. Cioè una cosa banalissima è quella del fogliettino da mettere sul cambio delle lenzuole della biancheria, che costa magari una qualche ora di tempo per la realizzazione e poi si traduce in un'economia. Quello dove dici se non vuoi che ti cambiamo. L'abbiamo provato quest'anno in un 5 stelle e il risultato è stato importante. Senti, c'è qualcuno che mi dice che in realtà la normativa non consente ai 5 stelle di fare questa cosa perché il cambio lenzuola dovrebbe essere. In teoria neanche nel 4, ma stiamo parlando di una normativa dove ancora dell'84. Dove è previsto il telex. Quindi vabbè, ragazzi. Nel senso, bisogna cercare Siamo di essere flessibili. Anche a renderci, a un certo punto. Giustamente. Perfettamente lì. Bene, nell'84 in realtà no, era il periodo in cui si pensava che le risorse fossero infinite e illimitate, quindi la sostenibilità non si sapeva nemmeno che cosa fosse. Lo vediamo, diciamo che la parte normativa non riesce a seguire. Se uno vuole lo fa, questo non può bloccare. Non riesce a seguire, sì, ci multi. Beh, infatti, esatto, presentacelo perché hai messo il cambio degli asciugamani. Ascolta, questi risultati in 53 mesi comparati a una caldaia a gasolio, quindi l'investimento più grosso tu dove l'hai fatto e che risultati ti ha portato? Rubo 3 secondi, vi faccio una piccola introduzione. Diciamo che quando si iniziava a parlare di Ecolabel, Dorgali era stato preso come comune pilota da Sardegna Ricerche per fare una sorta di sensibilizzazione e siamo arrivati in quel periodo lì a 3 certificazioni Ecolabel in un unico comune, sto parlando del 2006, quindi un bel po' di tempo fa, e da lì stavo continuamente andando alla ricerca di soluzioni, idee per lavorare sul discorso della gestione delle volumetrie, quindi avevo valutato anche l'ipotesi della geotermia. Tra l'altro, infatti, è andata a buon fine con il primo progetto approvato dal genio di geotermia, non sapevano neanche loro di cosa si trattasse, mi avevano autorizzato una cosa che adesso non autorizzerebbero mai perché erano trivellazioni per 900 metri con pozzi da 300 che poi non ho realizzato per altre questioni, parlando di dinamiche
tempistiche di finanziamento, e andando avanti nel tempo, alla fine mi è venuta fuori l'idea, segnalata da un cliente che tra l'altro faceva parte del circuito Sardex, perché mi diverto anche con le economie collaborative in qualche maniera. Ha detto: no, secondo me tu devi ragionare sulla biomassa. Biomassa lampadina, inizia ad andare a fondo, capire, cercare di ragionare. Allora, c'è da fare una bella differenza quando si parla di biomassa. C'è la biomassa, diciamo, quella che fa erosione del suolo, perché viene piantata con il taglio, insomma, degli alberi. Voi lo sentite tutti? Okay. È la biomassa da residui agroculturali, cioè gli sfalci, quella che poi diventa un rifiuto da gestire, di questo stiamo parlando. Partecipando a un incontro sul cluster sempre di Sardegna Ricerche qualche anno dopo proprio sulla biomassa, era venuto fuori questo dato che nella nostra zona avevamo un valore come 23.000 megawatt di residui agroculturali, diciamo in gasolio stiamo parlando di 3.800.000 euro l'anno. E allora ho iniziato a cercare di capire. Residuo vuol dire? Residuo, la potatura delle viti, degli olivi. Okay. E quindi ho provato a vedere come poteva essere, diciamo, impostabile o fattibile un investimento di questo tipo. Assolutamente da profano, ho iniziato a guardare i produttori di caldaie, è arrivato la gente, abbiamo visto la cosa e ho messo in piedi l'operazione finanziaria. Diciamo che l'investimento della caldaia è stato pari a 14.000 euro, il macchinario, perché allora tanti utilizzano la biomassa, ma io sinceramente altre strutture che se l'autoproducono non ne conosco, perché noi ce l'autoproduciamo proprio, noi andiamo nei campi dove ci sono queste problematiche di residui di potatura, che tra l'altro sono un problema per il pastore, perché non gli permette di far crescere l'erba, quindi noi gli puliamo il terreno gratuitamente, e automaticamente riusciamo a creare un'economia interna e con questa cosa qui, con questa soluzione qui, diciamo, abbattiamo enormemente i costi e manteniamo un buon livello di equilibrio anche in fase di scarsa occupazione. Quindi questo invece è sulla caldaia a gasolio? Questa è una comparazione fra i megawatt prodotti con la biomassa, quanto sarebbe costato produrli con una caldaia a gasolio, quindi circa 154.000 euro nell'arco dei 53 mesi, e ai 154.000 abbiamo tolto il valore dell'investimento della caldaia di 14.000 euro, il cippatore, 3.500 euro, il costo del lavoro per la produzione, che sono circa 27.000 euro nell'arco dei 5 anni, una stima su circa 30 euro. E il risparmio è stato di 108.000 euro? Sì. E sei ritornato con i costi, con la spesa, con l'investimento in due anni? L'investimento era 14. In quanto tempo? Si può ragionare sull'ordine dell'anno e mezzo. Anno e mezzo, ok. Invece questo? Questi sono i valori del costo per megawatt con la produzione con la caldaia a gasolio, la caldaia a pellet, pompa di calore ad alta efficienza e caldaia a biomassa. Se andiamo ad analizzare le recenti pompe di calore, le recentissime parlo, non quelle di 10 anni fa, ma quelle di adesso, hanno una resa, se vogliamo, anche vicina rispetto alla resa della caldaia a biomassa, che non è attuabile ovunque, perché non ovunque sono presenti residui di potatura o comunque residui agroculturali così rilevanti. La biomassa è molto molto più complessa da gestire, molto più articolato, molto più faticoso, ha bisogno di ricerca, è un processo industriale a sé stante, complesso, devo dire, ci è voluto del tempo per migliorarlo, però nella slide successiva c'è la comparazione tra le due soluzioni. C'è un vantaggio ambientale, perché ci sono delle tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate con la biomassa, che verrebbe comunque bruciata, perché comunque abbiamo una produzione in Italia del 70% da fonti non rinnovabili. Parlo di energia elettrica, qui stiamo facendo una comparazione rispetto a una pompa di calore ad altissima efficienza. Economica, perché c'è comunque un costo inferiore, ulteriormente abbattibile con un'ottimizzazione, un miglioramento del processo industriale di produzione di biomassa da residui, e chiaramente a livello macroeconomico noi acquistiamo energia dall'estero, quindi economico a livello macro, in termini di bilancia commerciale. Sociale, perché c'è comunque occupazione, si garantisce un po' più di occupazione rispetto a un'esportazione di risorse.
Questo è interessante, lo smaltimento di rifiuto con la trasformazione di materia prima a seconda. Abbiamo smaltito degli sfalci per il conto del comune, per conto della cantina sociale, che avevano necessità anche di un certificato di smaltimento. La fattura, anche a prezzo simbolico, diventa un titolo di smaltimento, perché viene trasformata sostanzialmente in materia prima a seconda, quindi viene risolto un problema. Cioè, dovevano fare chilometri per portare queste frasche alla discarica Siniscola, 40 chilometri, per farle poi, diciamo... Quindi ci hai guadagnato? Il comune ci ha guadagnato pure, perché non viaggiano. E a me li scaricavano il treno a fianco, quindi era comodo, io macinavo, trasformavo in energia. Quindi si innestano delle dinamiche collaborative molto interessanti, dove è applicabile. Allora, mentre parli di questo, mi rendo conto che cioè, tu vivi in campagna, no? Quindi hai la possibilità di utilizzare quelle risorse, però chiaramente non tutti sono nelle stesse condizioni, quindi gli obiettivi sono diversi. Quindi una domanda per te, anche relativamente allo studio che avete fatto, no? Nel momento in cui si capisce ed è chiaro che la leva e tu dici non è tanto un'opzione, oggi deve essere una scelta, cioè deve essere obbligatorio per tutti, però che cos'è che può accelerare questo processo e far sì che tutti non aspettino di essere, come dire, io dico sempre illuminati, no? La via di Damasco, e dire oddio, oggi adesso mi voglio impegnare, ma quello del risparmio dei consumi è una leva importante, nel senso che io dico, tu puoi risparmiare, caspita, aspetta che ti ascolto meglio, aspetta che cerco di capire cosa dici, aspetta, dammi qualche riferimento, qualche contatto, inizio. Come si può innescare questa catena virtuosa? Beh, comunque una domanda facile, cioè, veramente semplice. Ma allora, per quello che vediamo noi, sì, è certo, per quello che vediamo noi con la ricerca, tanto più l'operatore turistico, poi bisogna vedere cosa si intende per operatore turistico, perché ad esempio in una destinazione turistica come Villa Simius l'operatore turistico è anche il parrucchiere che se non ci sono i turisti non lavora, chiude, e anche la gelateria, per cui lì diciamo abbiamo preso un po' tutti gli operatori. Cercare di capire quali leve, innanzitutto certo la leva del risparmio energetico è una leva importantissima, e soprattutto la leva del risparmio finanziario, con il quale si traduce il risparmio energetico. È anche vero che molto spesso, e questa poi è la realtà delle piccole e medie imprese che operano in destinazioni di questo tipo, ci sono dei problemi nel ciclo finanziario. Quando acquisto le materie prime per l'inizio della stagione e le acquisto con pagamenti a 60 giorni, a 90 giorni, se non ho una percentuale di riempimento insomma consistente che mi consente di coprire, lì anche il ciclo finanziario ne risente, per cui molto spesso gli operatori si trovano a dover pensare proprio al quotidiano, non hanno almeno questo è quello che abbiamo visto noi, non hanno il tempo e le forze di pensare a un lungo termine. Questi sono investimenti di lungo termine. È vero che in questo caso il ritorno dell'investimento si ha in un anno e mezzo, ma vallo a dire poi a operatori che sono super stagionali perché riescono a rimanere aperti 6-7 mesi all'anno, spesso e volentieri non sono neanche operatori del posto. A Villa Simius, ad esempio, abbiamo la maggior parte delle imprese sono imprenditori che vengono dal nord Italia. Quindi alcune leve possono essere per esempio quelle dell'incentivo, che non è necessariamente il pubblico che dà dei finanziamenti o dei soldi, ma ad esempio anche il facilitare alcuni iter burocratici. Una delle barriere che conosciamo spesso e volentieri negli studi sulla stakeholder engagement è proprio la troppa burocrazia, che a volte frena gli operatori dagli investimenti in sostenibilità. Sempre a Villa Simius, ma anche a Sanary-sur-Mer, che era la destinazione francese che faceva parte del progetto, il sistema di raccolta differenziata diventava poi talmente punitivo che alla fine gli operatori si rivoltavano. All'inizio ci sono stati dei grossi problemi, finché poi non si è riusciti a mettersi d'accordo con gli operatori che gestivano la raccolta differenziata per essere un pochettino più elastici. Quindi le leve, diciamo, sono quelle di magari minor semplificazione, esatto, minore burocrazia e, dove possibile, anche l'incentivo. Perché no?
l'ultima domanda, poi passiamo all'ultimo panel, così non ci perdiamo l'aperitivo. Io mi chiedo, tu hai detto, parlavo con Tizio e non ne capiva nulla, parlavo con Caio e non ne capiva nulla. Cioè, alla fine, come se ne esce? Io immagino, no, una cosa chiara in cui ti dico, io posso venire da te e dire, ok, tu hai questi consumi, se investi X, io ti prometto che in X anni ti ritorna Y, ok? Bisogna per forza chiamare un consulente ambientale o può essere persone virtuose che hanno già iniziato come te o come altri a fare, diciamo, da apripista, no? E perché questo non sta ancora avvenendo, ecco, mi chiedo. Il fatto che tu hai questi risultati ha portato altri tuoi colleghi a ragionare, perché richiede effettivamente uno sforzo mentale. Io prima di preparare questa cosa ho detto, oh mio Dio, ho bisogno di avere effettivamente delle cose specifiche, perché sennò è difficile anche capire di cosa si sta parlando. Perché questo non sta avvenendo e cosa si può fare per semplificare questo percorso? Ripeto, la parola chiave secondo me è dare forza alle reti. Se non si dà forza alle reti, è purtroppo l'indirizzo è inverso, perché il contesto nel quale operiamo. Le reti di operatori. Okay. Sì. Sull'ecosostenibilità ne erano nate diverse in Sardegna, sull'ecosostenibilità e sul turismo. Sì, ma c'erano i progetti anche con risorse importanti, diversi progetti di Sardegna Ricerca e con i cluster, però alla fine i decisori, le imprese non avevano alcun ruolo decisionale, le reti di imprese non avevano alcun ruolo decisionale, comunque le avevano minimi. Quindi alla fine sono un po' progetti calati dall'alto, dove si va a prestare attenzione, però poi dopo purtroppo gli imprenditori, specialmente del ricettivo, hanno pochissimo tempo, perché già stiamo pagando una patrimoniale costantemente con l'IMU, con un dobbiamo confrontarci con le varie economie, tipo paradossalmente non sono B&B eccetera, che sono enormemente più forti, che riducono i margini, sono enormemente più forti, quindi l'albergatore è in contrazione. A te hanno seguito? Qualcuno ha seguito dopo che magari hai fatto vedere? No, vabbè, interessati sì, però allora facciamo un bel blog post, però, dove dici passo per passo, però nel senso che va analizzato molto bene lo spazio dove realizzare l'operazione, va capito, poi l'esigenza è particolare. Cioè, se avessi fatto un albergo stagionale, meramente stagionale, non mi sarei mai imbarcato in un'operazione come la biomassa, ma andava benissimo un solare termico, pannelli solari o fotovoltaico, che però il fotovoltaico è più un'operazione finanziaria. Tra l'altro, prima di arrivare alla biomassa, noi abbiamo allacciato il primo tetto fotovoltaico della provincia di Nuoro con la legge 10.000 tetti, antecedente al primo conto energia. Quindi stiamo parlando del 2006, eravamo un po' avanti, diciamo, come un po' pionieri, sono un po' io che... Io vengo, lo sai, vengo un po' dal mondo delle corporate, ho lavorato... per le catene e mi hanno chiesto. Chi hai lavorato? Ho lavorato per Hilton, per Intercontinental, per Four Seasons e per Hyatt. Nel mezzo ho fatto un'esperienza recente, 2011, in India, per lo sviluppo del travel guidebook di Petit Foot del Rajasthan e del Kerala, dove lì già nel 2001 giravano a biogas, con i risciò a biogas. Qui tu vedi anche un gap tra come noi mettiamo in pratica la sostenibilità ambientale rispetto... Esatto, cioè bisogna avere un po' di mente aperta e andare un po' a fare ricerca. Questa si tratta di pura ricerca, ma sarebbe noioso fare l'albergatore secondo i soliti cliché, sarebbe un po' boring. Va diciamo. Bene, vuoi aggiungere qualcos'altro, Marcello? Ci sono domande in sala? Alzate la mano. No, è verissimo quanto ho detto prima sulle reti. In realtà io trovo molto utili anche le DMO locali, ad esempio, perché quando si ha poi la possibilità di parlare tra operatori e pubblici all'interno di una stessa organizzazione, perché poi le DMO locali dovrebbero funzionare in questo modo, allora lì si possono condividere le best practice e poi vabbè, va studiato caso per caso, perché ovviamente un albergo all'interno di un paesino non può sicuramente dotarsi di un sistema di questo tipo, può sicuramente fare il tetto fotovoltaico o inserire altri sistemi per l'efficientamento energetico e così via, ma trovo che, ripeto, di sistemi ce ne sono tanti. Quello che penso è che vadano studiati localmente, è un po' questa la cosa che manca, studiati localmente e poi certo messi in rete in modo che si condividano le best practice, quello sì. Relativamente ai soggetti con i quali interloquire
in prima battuta, qualora si vogliono fare progetti di questo tipo, sono sicuramente le ESCO, che sono difficili da trovare, ma sono i soggetti preposti, sia per la commercializzazione, per l'ottenimento dei certificati bianchi che possono aiutare nel rientro degli investimenti, insomma tutta una serie di cose. Noi abbiamo collaborato nella nostra storia con un paio di ESCO, una la prima tra l'altro di Cagliari, l'altra invece non so neanche bene dove sia collocata, che è quella che ci ha seguito sulla parte della biomassa. Erano proprio specializzati, facevano già una quindicina d'anni conversioni di impianti a biomassa da residui, quindi abbiamo fatto insomma diverse cosette. Un anno addirittura ritirato i raspi della cantina sociale di Dorgali, erano una montagna di materiale, ho provato a utilizzarli e poi sono arrivato nel mese di giugno a capire cosa avrei dovuto fare per... No. Su errori e prove d'errore. Sì, sì, siamo passati attraverso le complessità. Adesso ci facciamo 10 blog post sulla biomassa. Tu non lo sai, ma è una rubrica. Prego, senza ci debba...